Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Allora vorrei parlare di come e se vi sia una rivisitazione, una riflessione anche in Cina sul modello di sviluppo con chi la Cina la conosce bene e conosce bene anche gli Stati Uniti. È stato sottosegretario allo sviluppo economico del primo governo Conte, professor Michele Geraci, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, parliamo della Cina. C'è stata una dichiarazione a fine luglio del ministro Di Maio e anche che ha avuto una videoconferenza con il suo omologo cinese, il ministro degli esteri Wang Yi, in cui Di Maio ha detto siamo pronti a una nuova cooperazione Cina-Italia e la Cina ha apprezzato l'adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, però sappiamo che su questo c'è una grossa preoccupazione anche degli Stati Uniti. Nel frattempo la Cina, oltre ad aver dovuto fronteggiare le accuse sulla cattiva gestione del virus e la sua comunicazione, ha dovuto anche fronteggiare e sta fronteggiando le tensioni diplomatiche per via della scelta di riportare Hong Kong sotto l'ombrello, diciamo, cinese anche in tema di giustizia. E poi le accuse a TikTok, le accuse a Huawei, e insomma non è un periodo facilissimo per l'immagine della Cina. Partiamo da qui per poi capire, Geraci, se lei ha notato invece internamente alla Cina una riflessione anche sul nuovo modello di sviluppo. Intanto il suo giudizio sulla posizione cinese in questo momento. Allora, lei ha ragione, la Cina sta un attimino attraversando un periodo un po' difficile, e questo a mio avviso è dovuto al fatto che la Cina, diciamo, di malavoglia interagisce negli ambiti internazionali, perché è più preoccupata di quella che è l'economia interna, di togliere dalla povertà i rimanenti 20 milioni di persone, di ridare un cambio, lei giustamente sottolineava, fare un'economia più sostenibile, più green, meno basata sull'uso del carbone che ha portato tanto inquinamento, tante disparità. La Cina lo sa bene questo e sta riposizionandosi internamente per dare, diciamo, sostenibilità e benessere al proprio popolo. Quindi, dottor Barisoni, diciamo, alla Cina un po' dà fastidio dover avere a che fare con l'Europa, con gli Stati Uniti, al di là di quello che è un normale commercio, così come fanno gli altri paesi, perché loro a un PIL pro capite di circa 10.000 dollari a testa si ritengono, e credo giustamente, un paese in via di sviluppo. E quindi loro dicono, ma quando voi eravate un paese in via di sviluppo, chiaramente vi preoccupavate anche voi di tirar su il benessere della vostra popolazione. Io so, diciamo quasi per certo, che il presidente Xi Jinping, quando la mattina inizia a lavorare, la sua prima preoccupazione non sono soltanto gli Stati Uniti, suo malgrado, ma è come gestire 1.400.000.000 di persone che debbono svilupparsi, hanno la tecnologia, hanno il problema del virus ovviamente, il problema del digitale, che loro stanno facendo passi da gigante, le tensioni un po' interne sulla disparità, e cercare di continuare il loro processo di riforme della giustizia, sui diritti dei lavoratori, sui diritti dei contadini che prima, sa, non avevano neanche il possesso della terra, avevano solo l'usufrutto, e ora pian piano gli si sta concedendo la possibilità di poterla anche comprare e vendere. Quindi, diciamo, il problema della Cina è che si trova a suo malgrado, un paese in via di sviluppo composto da poveri, fondamentalmente l'ottantesimo posto reddito pro capite, a dover comunque interagire col resto del mondo, e questo non lo hanno mai fatto, e quando non si sa bene certe volte si hanno dei malintesi e degli attriti. Questo, sì, è un po' il quadro. Questo è il quadro. È chiaro che, diciamola tutta, Geraci, in questi primi 20 anni, diciamo da quando la Cina entra nella WTO dal 99, alla Cina è stato consentito di avere lo sviluppo che voleva, nel senso che molti vedevano nella manifattura di base cinese un elemento anche per tenere bassi prezzi nel mondo occidentale. Non è un mistero che i bassi prezzi delle manifatture di base cinese abbiano contribuito a una bassa inflazione nel mondo occidentale, e in altri, come la Germania e in parte anche l'Italia, vedevano nella Cina, hanno iniziato a vedere negli ultimi anni, un mercato di sbocco dei loro prodotti, penso al lusso italiano, ma non solo, la Germania poi sul fronte anche automotive, e diciamo nessuno aveva intenzione di disturbare lo sviluppo cinese.
si sono avuti un po' di problemi sia sul fronte politico, lo scontro con gli Stati Uniti continua, pensate solo alla vicenda dei consolati, ma anche le dichiarazioni di qualche settimana fa di Pompeo, che ha chiesto di cambiare la direzione del Partito Comunista Cinese, che il mondo libero deve trionfare su una nuova tirannia cinese. Quindi è vero che gli Stati Uniti sono sotto elezioni, però è una critica molto dura. E a mio avviso si è appannata l'immagine cinese, sia per come non ha gestito la comunicazione del virus, l'accusa è molto forte ed è di avere negato l'impatto reale di questo virus, la sua contagiosità, il suo, diciamo, tasso di mortalità in questi anni, e quindi aver lasciato poi impreparato per esempio l'Europa e l'Italia all'arrivo di questo virus. Dall'altro, una visione abbastanza egemonica, e a mio avviso il danno d'immagine su Hong Kong è stato più pesante di quanto la Cina riesca a giudicare, questo scontro molto forte con gli Stati Uniti. Mi interessa però capire, lei giustamente ha detto, guardate che la Cina ha come priorità in questo momento la parte interna, il Partito Comunista Cinese è ancora concentrato principalmente sulla parte interna. Ora, io vorrei capire se la Cina è pronta in qualche modo, è vero quello che lei dice, anche noi quando eravamo in via di sviluppo abbiamo pensato prima alla crescita economica, ma qui siamo in un altro mondo con una popolazione di 1,5 miliardi di persone, quindi non è paragonabile a quello che è stato lo sviluppo, non so, italiano nel dopoguerra come dimensioni. Vorrei capire se e come nello specifico la Cina sta pensando di affrontare un modello di cambiare un modello di sviluppo che si basava innanzitutto sull'export, fortissime quote di esportazioni, e appunto su un mercato interno da creare, su una classe media da creare. E come lo sta facendo? Se la risposta me l'ha dato col traffico, perché... Allora, professor Geracci, andando sul concreto, c'è una riflessione interna dentro anche il Partito Comunista Cinese su un nuovo modello di sviluppo, non solo perché deve essere sostenibile per l'intero mondo, ma anche perché mi sembra che sia un po' così utopistico immaginare che dopo quello che sta succedendo ed è successo la Cina possa continuare con lo stesso modello di prima, quindi basato sulle esportazioni e, diciamo così, su una crescita del mercato interno e della classe media. Assolutamente, quello che è il ribilanciamento dell'economia proprio per non essere più dipendente dalle esportazioni, che lei giustamente sottolinea, le do una notizia, è già avvenuto e noi non ce ne siamo accorti. 10 anni fa il rapporto esportazioni-PIL era simile a quello dell'Italia, circa un terzo dell'economia. Adesso la Cina pian piano ha ridotto questa sua dipendenza e adesso il rapporto esportazioni diviso PIL è intorno al 18%, quasi la metà. E lei fa bene, mi fa piacere che lo chieda, perché dà l'opportunità di dire agli ascoltatori che questo processo di togliersi la dipendenza dalle esportazioni è già avvenuto, mentre noi, l'Italia, purtroppo siamo rimasti ancora ad avere il 30% del nostro PIL da domanda esterna, subendo ovviamente shock esterni che non possiamo controllare. Quindi la Cina, ben consapevole di questo, nel 2010 ha già iniziato questo processo di distaccarsi dalle esportazioni e adesso i consumi crescono più velocemente del PIL. Questo è un altro fattore, perché la domanda interna, per essere stimolata, deve, diciamo, avvenire attraverso un trasferimento dei redditi dal settore delle aziende al settore dei cittadini privati. Quindi cosa succede? Il PIL cresce del 6-7% nominale, ma il reddito pro capita circa dell'8-9%, sia per i cittadini urbani sia per i cittadini rurali, e che quindi tiene un po' la disparità di reddito a livelli costanti, abbassando quelle tensioni sociali. Sulla parte di sviluppo sostenibile, la Cina, le do un'altra cifra, 625 gigawatt di energia rinnovabile, fondi ricerca e sviluppo sono circa il 3,5-3,8%, tre volte quello dell'Italia, rapporto ricerca-sviluppo diviso PIL, quindi la Cina ha già fatto questa sua allontanarsi dall'export, quindi può anche, come dire, guardare con un sorrisino le tensioni internazionali sui dazi, perché sa benissimo che siamo noi, l'Europa, la Germania, gli Stati Uniti che dipendono dalle esportazioni e quindi loro hanno un po' il coltello dalla parte del manico. E sullo sviluppo sostenibile, adesso purtroppo danno lezioni a tutti noi sul green, e anche, se mi consente, si è parlato in questi giorni, leggevo dichiarazioni del presidente Gubitossi della Telecom, anche il 5G, attenzione, è più green del 4G,
perché ha un uso della potenza e delle emissioni delle radiazioni molto più efficiente di quello che sia la tecnologia esistente, ed è per questo che loro da il 1 ottobre dell'anno scorso hanno già lanciato la loro rete 5G, quindi il loro sviluppo proprio su tutta la tecnologia, sui pagamenti online. Noi siamo qui, dottor Barisone, a discutere se dobbiamo usare le carte bancomat o no, roba degli anni 80, e loro non hanno più, non le hanno mai avute, hanno fatto il salto, si paga con non dico con il cellulare, ma anche con il riconoscimento facciale e con le impronte digitali. Questo è anche utile ai fini di una, diciamo, sicurezza sanitaria, perché non c'è il contatto, non c'è il cambio. Ora attenzione, prima che qualcuno mi critichi, io sono per il dover continuare a usare il cash chi lo vuole, ma anche dare l'opzione, così come succede in tutti gli altri sì, paesi. Geraci, però una cosa, ho capito benissimo, ma non le sarà sfuggito che però c'è un problema di, come diciamo all'inizio, di reputazione cinese. Io personalmente non ho mai visto la reputazione cinese ai livelli così bassi. C'è stato sicuramente il coronavirus, c'è stato Hong Kong, ma voglio dire, se la Cina, anche da noi, fino a qualche anno fa veniva vista soprattutto come un'opportunità più che come una minaccia, opportunità di mercato di sbocco in primo luogo, adesso, e di scambi commerciali, adesso la reputazione cinese è bassa, sia perché è emersa l'assoluta assenza di democrazia in quel paese, nel dibattito interno non abbiamo visto nulla, anzi a noi è sembrato che anche il presidente Xi Jinping abbia dato un ulteriore giro di vite, sia perché le accuse sono arrivate da più parti, anche dai servizi segreti di sicurezza di molti paesi occidentali, sull'utilizzo del 5G, o meglio di Huawei, come così cavallo di Troia poi per il governo cinese, sia, dicevo appunto, per la vicenda di Hong Kong e la gestione del coronavirus. Ora, lei non ritiene che la Cina, che come lei ricordava storicamente ha una tendenza poi ogni tanto a isolarsi, a guardare solo al suo interno, stia sottovalutando il danno reputazionale, si chiamerebbe in un altro modo, riferito ai valori occidentali? Ricordo anche le parole di Zuckerberg in audizione, che ha detto: noi difendiamo i valori americani, la Cina valori diversi, cioè che si sia quantomeno smagliata un'immagine che sembrava invece solo positiva fino a qualche anno fa. Non è ragione, c'è stato, l'immagine si è un po' incrinata in negativo, e di questo i dirigenti del partito sono ben consapevoli, ed è per questo che mentre l'Occidente prende attività protezionistiche e fa il ban su una società o su un'altra, anche il presidente Trump, diciamo la verità, per motivi elettorali si sta un po' chiudendo su se stesso. E l'Occidente cosa sta facendo? Loro, consci di aver perso un po' di credibilità internazionale e d'immagine, invece si rilanciano come pionieri e paladini del liberismo commerciale. Proprio 2-3 giorni fa il presidente Xi Jinping all'assemblea della Banca Asiatica di Investimenti, la AIIB, ha detto che la Cina invece non aumenterà i dazi, loro continuano ad abbassarli, proprio perché alle parole fanno seguito anche i fatti. È chiaro che loro strumentalizzano e traggono grande vantaggio da queste nostre diatribe, da questa nostra tendenza al protezionismo. Lo dico io che ero, come si ricorda, nel governo Conte 1 in quota, diciamo, sovranista, ma la Cina sta sfruttando, come sai, in Cina ogni crisi non va buttata, da una crisi c'è sempre un'opportunità. È vero, lei ha ragione, la Cina sta subendo questo calo d'immagine, ma sta reagendo. E la grande cosa che ha la Cina, che io ammiro e che vorrei che anche noi facessimo, è, come diceva Tognazzi, il genio e anche la velocità di esecuzione. Noi al termine di questa trasmissione radio con lei sicuramente leggeremo notizie e ci saranno domattina nuove riforme, perché purtroppo gli svantaggi di essere un paese non democratico, che ovviamente ci sono, e che è giusto che noi continuiamo, ci mancherebbe, ad avere le nostre democrazie liberali, non faccio battute su come funziona l'Italia, ma lasciamo perdere per adesso, il fatto che da loro non c'è democrazia, oltre allo svantaggio c'è anche l'altro lato della medaglia, che è la velocità di esecuzione e il processo decisionale è immediato, quindi l'analisi... Però è chiaro che se decide un uomo solo, se decide un uomo solo è tutto più veloce, però esiste l'opposizione, il dibattito interno, adesso... La democrazia italiana potrà funzionare male quanto vuole, io ho anche una rubrica il venerdì che ricorda anche gli sprechi della pubblica amministrazione, ma preferirò sempre la peggiore delle democrazie alla più efficiente delle dittature, perché qui stiamo parlando di dissidenti
guardi cosa è successo a Hong Kong, quindi non la metterei, cioè, è ovvio che se poi decide uno solo senza un dibattito interno, la catena di comando è più veloce, anche se non mi sembra che sia stata necessariamente più efficiente nella gestione della comunicazione sul virus, ma preferisco un paese che non mette in carcere un dottore che denuncia l'esistenza di una pandemia per poi riabilitarlo quando è morto, a un paese che invece fa così. Quindi stiamo attenti a parlare del modello economico, ma l'economia non è tutto, ci sono i valori, i diritti, i doveri, i diritti di cittadinanza, il diritto di voto, il diritto di contestazione, il diritto di anche criticare i vertici, che non mi sembra possano essere esercitati liberamente a Pechino. O mi sono perso qualcosa, Geraci? No, lei ha ragione, ma infatti colgo l'occasione, a noi piace il nostro modello liberale e ci mancherebbe, no, democratico, democratico. Alla Cina e ai cinesi, questo glielo dico perché ho parlato con Xi Jinping, con l'ultimo dei contadini negli ultimi 10 anni, a loro piace questo modello. Perché sì, per però loro, mi piacerebbe che lo dicessero i cinesi votando, se me la mette giù così, perché che glielo dica Xi Jinping. Che glielo dica Xi Jinping, come chiedere all'oste se il vino è buono, Geraci. No, l'ho chiesto anche al contadino e loro mi hanno detto, guardi, lo può chiedere a chi, ad assinologi, a tutti. Penso che su questo tema ci sia il consenso, forse da qualcuno malvolentieri. Al cinese medio non gli interessa votare, gli interessa che il governo gli consegni un benessere economico. E questo lo ha fatto il governo. Il discorso di Pompeo, io a me in realtà, perché io amo gli Stati Uniti, ci ho vissuto, ci ho lavorato e mi ha dato tantissimo, ho studiato a Boston, ma quando Pompeo invita i cittadini cinesi ad abbracciare un altro modello, quando le manderò un grafico del PIL pro capite degli ultimi 40 anni della Cina, più 9,5% all'anno, e noi all'Occidente più 1,2%, è chiaro che questo non può far leva sul cittadino cinese. Tra l'altro, se noi volessimo veramente aiutare la Cina a sviluppare un modello liberale più democratico, e potrebbe essere auspicabile, e potrebbe essere un passo successivo, ma lo decidono loro. No, va bene, infatti. Adesso non voglio dirlo, di non dirlo in pubblico. Di non dire in pubblico, lo so. Hanno un po' di problemi a dire le cose in pubblico anche quando si tratta di virus. Comunque, io ringrazio il professor Michele Geraci in questa puntata in cui siamo partiti, diciamo, dai modelli di consumo e come verranno rivoluzionati anche a livello italiano, con l'analisi di Oscar Farinetti e appunto la posizione che a me interessa, perché Geraci appunto riesce a interpretare anche bene quella che è la posizione cinese e non da italiano. Ed è tutto per questa puntata. Auguro a voi in ascolto, che siate in vacanza o che siate al lavoro, una buona serata.